non ti giudica. Con telefonate in diretta. Buongiorno, bentornati sulla Radio dell'Avvocatura, giovedì 7 marzo 2019. Io sono Pierluigi Serra e partiamo con Svegliati Avvocatura. Scarica la nostra app, Uslow Web Radio, per Apple e Android. Ancora buongiorno in questo giovedì 7 marzo 2019, benvenuti sulla Radio dell'Avvocatura, benvenuta e grazie a Ornella Sala in regia, benvenuto ad Angelo Marzo da Vicenza. Angelo, buongiorno. Buongiorno a te Pierluigi e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Volevo ricordare ancora una volta, anche se noi abbiamo fatto il post, che la nostra radio è piccola, ha fatto 3 anni, ancora siamo piccoli, però... Tre anni. Ci manca ancora un po' per andare a scuola, possiamo goderci l'infanzia. Esatto, siamo all'infanzia, aspettiamo di diventare maggiorenni, prima facciamo le elementari, su. Bene Pierluigi, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di immigrazione, integrazione e decreto sicurezza, perché è intervenuta la Cassazione su uno degli aspetti, dei tanti aspetti del decreto sicurezza approvato a novembre, tanto voluto dal ministro Salvini in tema di immigrazione, e abbiamo sentito un'intervista e poi infine una brevissima intervista raccolta da te, sempre sulle questioni che riguardano la liquidazione degli onorari sul gratuito patrocinio, caro Angelo, che sempre ci preoccupano. Bene Pierluigi, allora possiamo iniziare. Presento io la collega Antonella Cascione del Foro di Genova, col titolo La Corte di Cassazione interviene sull'applicazione del decreto sicurezza. Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Le interviste in diretta di Uslow Web Radio. Abbiamo con noi ai microfoni di Uslow Web Radio l'avvocato Antonella Cascione del Foro di Genova, che è già stata con noi alla radio. Ciao Antonella. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno, abbiamo già parlato con te di diritti degli immigrati, di permesso di soggiorno, e ci ritroviamo a parlarne ancora. Questa volta discutiamo a proposito di una pronuncia della Cassazione, dei dubbi che erano sorti sull'applicazione del decreto sicurezza nel regime intertemporale della nuova disciplina. È intervenuta la Cassazione a dirimere ogni dubbio. Quali erano questi problemi applicativi e interpretativi? Allora, la questione che era stata sottoposta alla Corte di Cassazione era inerente il carattere intertemporale della norma contenuta nel decreto cosiddetto Salvini, il decreto legge 113 del 2008, che di fatto abrogava il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Al vaglio della Corte di Cassazione è stata posta una questione che di fatto non riguarda effettivamente e esclusivamente il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma che ha portato la Corte a dirimere la confusione che si era creata sulla concessione ai richiedenti protezione internazionale del permesso di soggiorno per motivi umanitari qualora fossero stati sentiti dalla commissione territoriale competente dopo il 5 ottobre, quindi dopo l'entrata in vigore del decreto legge. Faccio veramente un brevissimo excursus. Dimmi. Ok, il decreto legge di fatto ha introdotto nuovi permessi non convertibili e di durata decisamente inferiore al permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari era previsto dall'articolo 5,6 del testo unico sull'immigrazione, il turco-napolitano Bossi-Fini poi. Sì.
è stato di fatto eliminato e gli avvocati che si occupano come me di immigrazione per tutte le decisioni delle commissioni territoriali intervenute dopo il 5 ottobre continuavano di fatto a chiedere la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Perché? Perché il decreto sicurezza parlava e si riferiva alla pendenza dei procedimenti davanti alla commissione, non davanti ai tribunali. Sì. E noi avvocati sostenevamo che non possa essere negato il permesso di soggiorno per motivi umanitari a chi ha fatto richiesta di protezione prima del 4 ottobre 2018, certo. Perché, come dire, essere sentiti due anni dopo dalla formalizzazione della domanda di protezione non può in qualche modo ledere quello che allo Stato è un diritto soggettivo di una persona, di un richiedente asilo in questo caso. E cosa succedeva? I tribunali cosa dicevano? Allora, i tribunali davano ragione a noi che comunque in molti ricorsi sostenevamo che va bene, non mi puoi più dare il permesso di soggiorno per motivi umanitari perché di fatto non esiste più, allora dammi l'asilo costituzionale. L'asilo costituzionale che è previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della nostra Costituzione e, come dire, aveva carattere residuale sulle altre due forme di protezione che sono l'asilo politico da convenzione e la protezione sussidiaria. Tutti i tribunali, quasi tutti i tribunali, almeno quelli di cui sono a conoscenza, continuavano a riconoscere il permesso di soggiorno per motivi umanitari a chi era stato sentito dalla commissione prima del 4 ottobre, sì. Anche se poi la decisione della commissione era intervenuta decisamente in ritardo rispetto all'audizione. Sì. In realtà la Corte di Cassazione dice che va valutato il momento in cui si formula la richiesta di protezione. Questo perché? Perché il nostro codice civile, all'articolo 11 delle preleggi, prevede come principio inderogabile il principio della irretroattività. Quindi certo. Una norma intervenuta a ottobre non può in qualche modo disciplinare anche situazioni che di fatto si sono create prima. Certo. E il secondo punto affermato dalla Corte di Cassazione è che l'esame della domanda di protezione internazionale fatto dalle commissioni e poi portato eventualmente al vaglio dei tribunali è ricognitivo, quindi commissioni territoriali e tribunali non creano, non costituiscono un diritto, ma valutano la richiesta. Certo, accertative diciamo. Sì. Quindi la Corte di Cassazione ha stabilito questo principio, laddove, come dire, non esistono norme transitorie, perché il decreto sicurezza non ha previsto norme transitorie che si occupassero di procedimenti davanti ai tribunali e alle corti d'appello, ma ha, come dire, disciplinato soltanto quelli pendenti davanti alle commissioni, dicendo anche se non esiste più il permesso di soggiorno per motivi umanitari, i fascicoli pendenti possono essere risolti con la concessione di permessi per casi speciali che sono identici al permesso di soggiorno per motivi umanitari, ecco. Certo. Quindi come dire, era una risposta che ci aspettavamo più che altro per stabilire a chi possa essere applicato in tutta la sua interezza il decreto sicurezza e chi invece per fortuna può ancora vedersi concedere l'unico permesso che non rientra nelle protezioni, che è convertibile, che punta sulla vulnerabilità e che da tutti i tribunali viene concesso a fronte di una fattiva integrazione. Certo, è comunque una bella vittoria e soprattutto un punto messo a favore di chi aspirava al permesso, insomma. E il dubbio non credo che faccia stare bene quelle persone che si trovano un po' sotto nel limbo esattamente, per cui probabilmente anche se era una sentenza che ci si aspettava è una bella vittoria, un buon punto fermo. E va bene, sì. Antonella, allora anche questa volta sei stata esaustiva, noi ti ringraziamo. Grazie. E ringrazio io voi. Ci aggiorniamo magari ad ulteriori novità nella materia da te trattata. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Anche a te. Ciao.
Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Grazie ad Antonella Cascione, torniamo qua in studio. Effettivamente è una decisione della Cassazione parecchio condivisibile, anche se ho l'impressione che non sarà l'unica in tema di novità sulla legislazione per l'immigrazione introdotta dal decreto sicurezza. Restiamo sul tema dell'immigrazione con un collega del Foro di Catania, Francesco Stornello, che ci parla del ruolo dell'avvocato nella difesa della dignità degli ultimi, una storia abbastanza particolare di una vicenda umana e poi giudiziaria di un migrante che ha promosso giudizio per l'ottenimento della protezione internazionale. Sentiamolo, Francesco Stornello del Foro di Catania. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslo.it. Le interviste in diretta di Uslo Web Radio. Abbiamo ai microfoni della nostra radio Uslo Web Radio l'avvocato Francesco Stornello del Foro di Catania. Ciao Francesco, buongiorno. Salve Brigida. Ciao. Abbiamo voluto chiamarti per parlare con te di una storia di umana e giudiziaria, di una storia di integrazione, ma anche probabilmente della lesione poi da ultimo dei diritti di questo tuo cliente che si chiama Abdul Sowi e che è arrivato in Sicilia, si è perfettamente integrato, ma oggi vede messo a rischio il suo permesso di soggiorno. Raccontaci un po', Francesco. Beh, la storia è una bella storia di riscatto e di dignità. Credo questa sia la questione più importante. Abdullahi è un ragazzo senegalese che per tutta una serie di vicissitudini personali alla fine ha deciso di lasciare il suo paese di gravi vicissitudini personali, ha deciso di lasciare il suo paese, il Senegal. Dal Senegal, alla fine di un lungo viaggio, e quando diciamo lungo viaggio è lungo davvero, è finito in Sicilia, è arrivato in Sicilia e è arrivato a Pozzallo, che ormai è diventato uno snodo importante per l'accoglienza delle donne e degli uomini che dalle aree più depresse dell'Africa e non solo cercano riscatto e cercano una speranza. Sì. Ecco, Abdullahi è arrivato in Sicilia. In Sicilia è stato inserito in una casa di accoglienza. Abdullahi è giovane, è arrivato maggiorenne, ma in una casa di accoglienza e lì avrebbe potuto stare chiedendo magari l'elemosina agli incroci, cercando di lavare i parabrezza delle macchine, e invece no. Abdullahi ha fatto qualche cosa di più, ha fatto qualche cosa di diverso. Abdullahi prima aiutava le persone davanti all'ingresso di un supermercato senza mai chiedere l'elemosina. Uh-huh. Dopodiché è stato in qualche modo notato per la sua assoluta delicatezza, come tanti di questi ragazzi, e progressivamente si è integrato e ha iniziato a lavorare come apprendista a Modica. Sì. Presso un luogo storico, presso un laboratorio artigianale di produzione della cioccolata modicana, uno tra i più importanti d'Italia, e lì progressivamente dal lavoro
ha ritrovato la propria dignità. Mi diceva, e mi ha colpito molto quello che mi diceva il suo datore di lavoro: Abdullahi non ha mai perso un giorno di lavoro, Abdullahi non è mai arrivato un minuto più tardi rispetto all'inizio dell'orario di lavoro, ma semmai mezz'ora prima, e non importa se piovesse o se tirasse vento o ci fosse talvolta la neve, lui in bicicletta veniva e si trovava sul posto di lavoro. Da lì poi progressivamente la bicicletta è stata sostituita da un motorino, e poi il motorino da una piccola macchina. Ha lasciato la casa di accoglienza nel momento in cui ha preso il suo primo stipendio, perché non era giusto che lui continuasse a stare ospite quando aveva i mezzi per potersi in qualche modo sostenere da solo. Questa è la sua vicenda personale. La sua vicenda giudiziaria è la vicenda di chi però ha avuto rigettata la domanda di protezione da parte del... Prego. Umanitaria, dico. Lui aveva chiesto lo status di rifugiato, in seconda battuta la protezione sussidiaria e infine la protezione umanitaria. E gli è stata rigettata. Gli è stata rigettata... a mio parere in maniera illegittima, perché ritengo che vi fossero i presupposti perché venisse concessa. Lui fece ricorso al tribunale con un collega che mi ha preceduto, ha fatto ricorso in tribunale, il tribunale ha rigettato il ricorso. La Corte d'Appello, alla quale è stata proposta impugnazione, ha ancora rigettato l'appello, e qui a questo punto è scattato qualche cosa. È scattata successivamente all'introduzione del decreto Salvini, chiamiamolo così per semplicità, perché credo che le cose vadano chiamate con il loro nome e con il loro cognome. Dopo il decreto Salvini è scattato qualcosa nella comunità di Modica. Associazioni, società civile, partiti, movimenti, semplici cittadini, l'amministrazione si è mobilitata per proteggere Abdullahi. Una cosa molto bella, ho letto. Assolutamente sì, una cosa, un moto trasversale che non guarda a partiti, provenienze o che altro, si è mobilitata per chiedere credo che bellissima sia in questo senso una lettera che hanno scritto alcuni bambini, per chiedere al Presidente della Repubblica di proteggere Abdullahi. I bambini fanno probabilmente le cose più semplici e fanno anche le cose più belle. Più spontanee. Sì, hanno chiesto al Presidente della Repubblica di proteggere Abdullahi. Siamo noi grandi, purtroppo ci tocca quello di dire anche ai bambini che Babbo Natale non esiste. E però Babbo Natale può avere anche altre forme. E allora cerchiamo di essere gli strumenti di Babbo Natale. E ora ricorrerà attraverso di te in Cassazione? Sì. Con Abdullahi abbiamo parlato, mi ha chiesto di poterlo assistere insieme ad un gruppo di colleghe valentissime che si occupano della materia, ed insieme cercheremo di far sì che il sogno di Abdullahi, vedi, io credo che da un lato il sogno di Abdullahi, che è quello di ottenere giustizia, corrisponda con quella che è la nostra missione di avvocati, che è quella di agire perché i nostri assistiti ottengano appunto giustizia. Giustizia e la tutela della loro dignità quando ne hanno bisogno, come credo in questo caso. E va bene, Francesco, io mi sono commossa nel vedere, nel leggere quello che è stato il calore della comunità attorno a questo signore, che poi ho letto essere un grande lavoratore, una persona
davvero molto incline al lavoro, e quindi ti facciamo un grosso in bocca al lupo per il lavoro che dovrai svolgere insieme alle colleghe, e magari poi ci aggiornerai sui risvolti giudiziari della vicenda, di questa vicenda che umanamente abbiamo conosciuto oggi e abbiamo portato a conoscenza anche dei nostri ascoltatori. Ti ringrazio. Senz'altro, è una bella storia di sì. Credo di dignità, che è poi quella che la credo che sia la nostra missione di avvocati. Beh, garantire a tutti uguali diritti, garantire a tutti uguale dignità. Concordo, condivido. Ti ringraziamo Francesco, e quindi aspettiamo i tuoi aggiornamenti sul punto, e buona giornata e buon lavoro. Ciao. Grazie, senz'altro. Grazie a voi. Ciao. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Adesso ascoltiamo il dottor Massimo Vaccari, magistrato presso il Tribunale di Verona, che parlerà di una sentenza della Cassazione. Eccesso di zelo del difensore non può essere sanzionato. Il magistrato che ho ascoltato invece è contrario a questo tipo di ordinanza. Ascoltiamolo. Siamo in diretta sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradiouslow.it. Le interviste in diretta di Uslow Web Radio. Buongiorno al dottor Massimo Vaccari. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, dottor Vaccari, lei ha espresso perlomeno un dubbio su una sentenza secondo la quale il giudice non potrebbe sanzionare l'eccesso di zelo dell'avvocato azzerando di fatto il compenso. Perché? Ma dunque, allora bisogna premettere innanzitutto che questa sentenza è stata emessa in riforma di una sentenza adottata dal Tribunale in sede di opposizione alla liquidazione del compenso dell'avvocato per l'assistenza in gratuito patrocinio. E la Cassazione ha accolto in parte l'opposizione proposta, ritenendo che effettivamente il giudice del Tribunale avesse errato nella liquidazione del compenso, tant'è che ha anche condannato il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, però allo stesso tempo ha ritenuto che avesse, il Tribunale aveva ritenuto che il difensore avesse errato nel citare in giudizio anche il Ministero dell'Interno, e quindi lo aveva condannato perché aveva ritenuto soccombente in questo caso il difensore ricorrente. La Cassazione sul punto invece è stata di diverso avviso e ha ritenuto che aver convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno fosse stata un mero, come dire, scrupolo, eccesso di zelo, tant'è che non era stata avanzata nessuna domanda nei confronti del Ministero. Ecco, le mie perplessità nascono dal fatto che in realtà non mi risulta che esista un principio di mero tuziorismo che presupponga e implichi citare in giudizio una parte senza che ci sia un motivo sostanziale sotto. Ma al di là di questo, anche l'evidenziazione che non ci fosse stata nessuna domanda, in realtà secondo me non è del tutto perspicua, perché se ragioniamo se teniamo presente che nell'opposizione alle liquidazioni in realtà non c'è una domanda nei confronti di un soggetto determinato, c'è una richiesta di liquidazione. Certo. Il che significa che se io lo convengo una parte in giudizio, è postulato che sia una di quelle tenute alla rifusione delle spese. Passite, quantomeno, sì. Esatto. Quindi lei questo ordinanza, che mi pare che sia un'ordinanza, sì. Ormai sono tutte ordinanze, la ritiene insomma oltre lo stesso diritto insomma della legittimazione passiva, sì, il diritto di chiamare in causa qualcuno, insomma, no? Sì, la ritengo un po' contraddittoria, nel senso che la stessa Cassazione ribadisce che la propria giurisprudenza
che ritiene legittimata passiva nel caso di opposizione alla liquidazione del compenso per l'acquisto patrocinio il Ministero della Giustizia. E poi però da questa premessa fa discendere la conseguenza che comunque l'aver convenuto o comunque notiziato del giudizio il Ministero dell'Interno sia un dato irrilevante, ma ecco, mi sembra che in realtà sia un dato significativo. Si poteva pensare forse a, diciamo, ad una soluzione più lineare se chi ha agito in giudizio avesse precisato che conveniva il Ministero, meglio, notiziava il Ministero solo per mero scrupolo, però questo non, non emerge dalla pronuncia. Ad conoscendum, esatto, perché non esiste la norma. Bene, la ringrazio dottor Vaccari della sua cortese intervista e una buona giornata. A lei buona giornata, arrivederci, buongiorno. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Grazie al dottor Vaccari, giunge al termine la puntata di questo giovedì. Prima di salutarvi vi auguro buona giornata e buone udienze. Un caro saluto Ornella Sala in regia. Ancora auguri a noi della Radio dell'Avvocatura per questi 3 anni e un caro saluto, buone udienze anche ad Angelo Marzo. Grazie Pierluigi e io concludo col mio solito aforisma. La vita è un processo in cui si deve costantemente scegliere fra la sicurezza per paura e per il bisogno di difendersi e il rischio per progredire e crescere. Scegliete di crescere almeno 10 volte al giorno. Abraham Maslow. Buongiorno a tutti e buona udienza. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.